Facciamo finta che sia il Trentino come zona di riferimento. Cosa devi dire oggi a un giovane che vuole buttarsi in questo ambito? Fa bene, fa male? Quali sono i rischi, quali sono i vantaggi di questa scelta? Se avessi la risposta è come se un padre avesse la risposta e sapesse come educare un figlio, cioè sono quelle cose che non si possono scrivere perché non ci sono certezze, non ci sono dei dogmi su questo no, assolutamente. È chiaro che però non può morire la voglia di fare impresa, perché se muore la voglia di fare impresa muore il paese. Quindi quello che il giovane prima di tutto deve pensare è quello che la voglia che lui ha di fare impresa, lui la voglia che deve avere e la volontà, anche con quel guizzo che tante volte a noi trentini manca, che siamo un po' seduti, non abbiamo quella voglia e soprattutto quel bisogno di voler crescere anche con un'attività impropria. Quindi io direi e mi sentirei di trasmettere un messaggio di positività, perché le cose io penso che ormai il fondo lo stiamo toccando di quello che è una situazione economica difficilissima. Non possiamo che migliorare. È chiaro che la responsabilità non è solo dei giovani, neanche degli anziani. La responsabilità è politica, perché noi abbiamo bisogno di un governo non solo tecnico, ma politico serio. Abbiamo bisogno solo di tanta serietà e di onestà intellettuale, non solo nel condurre il paese, nel dare delle linee guida al paese, ma se proprio i giovani non contribuiranno alla crescita politica di chi deve governare, è chiaro che anche dei giovani hanno la responsabilità di questa crescita. Io cerco solo di mandare un messaggio positivo, di essere positivi, di pensare in positivo, partendo da quello che deve essere la partecipazione dei giovani a tutte le fasi della vita e non escludendo la vita politica. La responsabilità della conduzione di un paese, di tutte le problematiche della gestione di un paese, devono essere sentite anche dai giovani.